Buonasera telespettatori, ci rivediamo dopo la pausa di agosto, ricomincia la trasmissione Vista dalla Montagna, questa è l'opinione di Oreste Giurlani. Intanto do i riferimenti per poter scrivere, per poter osservare e anche sottolineare, lo potete mandare a segreteria@uncemtoscana.it oppure hashtag Vista dalla Montagna oppure chiocciola Giurlani o su Facebook sul profilo Oreste Giurlani. Quindi ricomincia la trasmissione, ci rivedremo tutte le settimane, quindi continueremo a fare opinione. Gli argomenti sono tanti, anzi direi tantissimi. Io partirei intanto con una valutazione di quello che è successo in questo agosto dal punto di vista del turismo. Purtroppo questa stagione estiva è stata molto piovosa, una delle più piovose dagli ultimi 50 anni. Questo sicuramente ha condizionato il turismo, le presenze nella nostra regione, soprattutto in montagna. E purtroppo la situazione non è brillante, cioè le presenze sono state in netto calo, anche se ha retto la presenza giornaliera, vuoi dettata ai funghi, vuoi dettata alle persone che facevano, diciamo, la gita fuori porta. Però quest'anno abbiamo avuto un calo sostanzioso delle presenze straniere e di quelli di fuori regione. Io penso che questo debba far riflettere. Avete visto anche le polemiche fatte da alcuni sindaci marittimi che hanno chiesto addirittura il prolungamento delle vacanze estive delle scuole proprio per via della crisi. E a questo si è inserita anche la montagna dicendo che se si parla di crisi del turismo e si fa dei tavoli per la parte, diciamo, marittima delle spiagge demaniale, va fatta anche per la montagna, dove per esempio sul sistema neve sono anni che siamo in crisi forte, ci sono le imprese in difficoltà. Quindi io penso che la regione ora passata all'estate debba aprire un tavolo, dobbiamo verificare bene quello che è successo, dobbiamo coordinarsi tutti per fare una promozione turistica migliore, più cogente, soprattutto che vada a intercettare i flussi turistici e penso siamo alla vigilia di Expo, dovremmo prepararci bene perché la presenza da maggio a ottobre dei visitatori di Expo, dagli stakeholder alla gente che andrà a Milano, dovrà essere intercettata e portata in Toscana, perché questa è un'operazione unica e quindi noi ci dovremmo preparare. Ecco, quindi valutiamo gli errori fatti quest'estate, forse bisogna cambiare metodologia, bisogna che le nostre imprese si professionalizzino e si punti sui servizi collaterali al turismo, alla cultura e forse bisognerebbe riuscire a promuovere un po' meglio con dei pacchetti, come fanno altre regioni che forse da questo punto di vista ci devono insegnare. Quindi è una bella sfida che dobbiamo fare. E ne riparleremo perché nella prossima puntata parleremo anche dell'Expo. Invece un altro tema che vorrei affrontare è che il 15 settembre aprono le scuole in tutta la Toscana. Noi abbiamo lanciato un grido d'allarme nei giorni scorsi insieme alla CGIL, dove diciamo al governo di stare attenti al numero degli insegnanti negli organici di fatto, agli ATA, che sarebbero i bidelli e gli amministrativi. Ci sono molte scuole scoperte dai dirigenti, soprattutto quelle scuole dove c'è lo scavalco, che non hanno raggiunto l'autonomia e quindi noi chiediamo attenzione perché la scuola è una cosa seria, noi puntiamo sulla scuola, bisogna che gli insegnanti entrino già motivati, che si superi il meccanismo delle supplenze continue e che si renda la scuola ancora più produttiva e soprattutto che grazie alle tecnologie di scuola 2.0, di progetti d'eccellenza, possa dare ai nostri ragazzi una didattica ancora più di eccellenza. Ho visto in questi giorni il ministro sta lanciando un nuovo piano della scuola, sta lanciando, voglio dire, nuovi di superare alcune situazioni che sono critiche da anni, da decenni. Ecco, bene, lavoriamoci con serietà, però dico al ministro, nel frattempo che ci lavorate, non mettete in crisi il sistema scuola che aprirà il 15 settembre. Quindi attenzione alle scuole, attenzione soprattutto a quelle di montagna, a quelle periferiche, alle pluriclassi, alle scuole materne, che sono essenziali e fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi e come servizi alla famiglia. Su questo ritorneremo, monitoreremo e nella prossima puntata della prossima settimana diremo anche dove saremo il 15 settembre a fare l'inaugurazione dell'anno scolastico perché questo è importante. Un altro tema che vorrei citare fondamentale è quello sicuramente dell'apertura della caccia che dal 1° settembre aprirà se scaglionata con varie regole.
Noi in Toscana la caccia è un'economia importante, vedo i cacciatori e il sistema che va sul fronte della tutela ambientale, a volte i cacciatori sono coloro che governano il territorio, che sorvegliano, che fanno anche pulizia nel territorio e mantengano. È importante, sulla caccia bisogna riuscire a regolamentare sempre di più, c'è la caccia di selezione, c'è la caccia prevista dalla legge. E soprattutto, visto nei territori montani, la caccia è anche una risorsa perché si creano delle filiere, si viene delle filiere legate alla cacciagione e questo penso che sia importante perché è una delle economie toscana e montana. Voglio fare solamente un augurio di buona apertura e soprattutto invitare a stare attenti perché insomma che non succeda niente e soprattutto ecco, che ci sia una cultura della caccia, che si insegni la cultura della caccia perché fare caccia nelle regole come è previsto è una cosa importante per tutti. Sarebbe deleterio farla non nelle regole e questo va sicuramente combattuto. Altra notizia flash è che finalmente si è risolto il problema degli abbruciamenti. Noi avevamo un problema in montagna, non solo in montagna, le aziende agricole che dovevano bruciare le ramaglie degli scarti, delle potature, degli scarti, penso se uno potava un castagno, eccetera, ora rischiava di avere una grossa multa e rischiava anche di brutto. Ora devo dire che con la modifica di una legge nazionale questo è permesso, quindi in particolari situazioni, in particolari condizioni si può bruciare. Ora siamo in una fase di allerta antincendio e quindi bisogna, voglio dire, in questo caso però attenersi alle regole che la Regione ha dato, soprattutto nell'orario, e quindi invito tutti a seguirlo. Però si risolve un problema che veniva chiesto da molti in quest'ultimi tempi, perché le aziende agricole se no erano in difficoltà e dovevano essere le potature riconosciute come rifiuti speciali e questo sarebbe stato, voglio dire, una cosa inaccettabile. Vorrei avviarmi alla chiusura dicendo, facendo altre due riflessioni, ci sono molti comuni che non hanno ancora definito le tasse perché non hanno approvato il bilancio, è una situazione difficile perché i tagli del governo ai comuni hanno messo in difficoltà i comuni stessi a fare il bilancio, le esigenze sono sempre maggiori, il sociale, io vedo anche come sindaco, noi abbiamo già approvato il bilancio il 31 luglio e abbiamo già definito le tasse, la nuova TASI. Addirittura con meccanismi di equità e riuscendo in alcuni casi a abbassare le tasse, proprio perché abbiamo fatto una grossa lotta all'evasione fiscale. È logico che il tema è che i tagli nazionali fatti agli enti poi producano che gli enti per recuperare le stesse risorse vanno a riprenderle verso i cittadini. Penso che questo scaricabarile non sia accettabile, quindi io invito il governo che sta lavorando sullo sblocco del patto di stabilità per ridare ossigeno all'economia e fare i lavori e gli interventi, ma allo stesso tempo dare la possibilità ai comuni di non rincorrere sempre i tagli e da una parte dover aumentare la pressione fiscale ai cittadini, anche perché in questo momento le esigenze ai cittadini aumentano. Io ho visto nel mio comune ci sono gente in continuazione che ha bisogno d'aiuto, famiglie che le persone perdono il lavoro, non riescono a trovare soldi per le medicine, non trovano i soldi per mandare il bimbo a scuola, per fare le cose più elementari. Quindi su questo noi dovremmo lavorare e quindi c'è il welfare soprattutto, è uno degli aspetti che viene coperto con la tassazione, quindi è importante che il governo non riduca i trasferimenti agli enti locali, ma anzi le potenzi in un meccanismo di virtuosità, di buona spesa e soprattutto di efficienza. L'ultima cosa che vorrei dire, nei prossimi giorni il governo approverà lo sblocca Italia definitivamente, ci sono tante cose importanti, ci sono soldi sulla dissesto idrogeologico, ci sono soldi importanti sulle scuole, ci sono tutta una serie di interventi sulle attività produttive, sulle energie, sul risparmio energetico. Ecco, io penso che questo sblocca Italia sia importante a partire dalla connettività, che sembra che ci siano risorse per garantire la connettività a tutti. Quindi ecco, io mi auguro che il governo lo porti avanti con forza, sburocratizzi, perché tutto questo deve essere fatto sburocratizzando e semplificando, e nello stesso tempo è necessario ed è importante che a fronte della sburocratizzazione ci sia un allentamento del patto di stabilità. Noi abbiamo comuni che hanno soldi in cassa e non possono spendere. In Toscana si stima 2 miliardi e mezzo le risorse ferme negli enti che non possono essere spese. Pensate, se queste venissero messe immediatamente in campo su progetti, opere e interventi, quanto si darebbe ossigeno alla nostra economia,
Toscana che è ferma come tutta del resto, e quindi si potrebbe in questo punto far diventare ancora di più gli enti locali dei motori di sviluppo. Noi ci crediamo, lo stiamo facendo in montagna con difficoltà, le unioni che non hanno il patto lo stanno facendo lavori per quasi 100 milioni l'anno nei territori montani, sono un ossigeno, sono pagamenti, sono soldi veri che girano, e quindi questo è importante proprio per ridare fiato a un'economia che oggi sta soffrendo, lo vediamo di quello che sta succedendo in Europa, che succede nelle borse, che succede a livello internazionale, e questo è fondamentale invece noi a livello locale ridare, voglio dire, movimento, perché le nostre imprese, le nostre famiglie ne hanno bisogno, bisogna riattivare i consumi perché ce n'è bisogno e perché solo in questo modo si riesce a ridare una speranza ai giovani, alle famiglie e a coloro che hanno al limite perso il lavoro, che lo stanno cercando. Ci avviamo alla conclusione, noi ci ritroveremo le prossime settimane, affronteremo altri argomenti. Io vi invito a scrivere a segreteria@uncentoscana, hashtag Vista della Montagna su Twitter, e su Facebook le pagine Oreste Giurlani, sia pubblica che privata. Quindi segnateci argomenti, segnateci di cosa volete parlare, perché noi in queste trasmissioni lo faremo dando un'opinione, dando un giudizio e dando anche alcuni spunti a chi ci segue. Quindi è importante, perché proprio Viste della Montagna è una cosa che da noi che siamo montanari vediamo e possiamo anche vedere quello che succede in montagna e anche al di fuori della montagna, e quindi anche la nostra opinione può essere importante per lo sviluppo di questo paese. Io vi ringrazio, arrivederci e alla prossima puntata. Da Giurlani un augurio di buona serata.